Buongiorno Marco, ci racconti qualcosa di Buongiorno. lei e perché ha deciso di iscriversi al corso Pane Internet? Buongiorno, prima di tutto volevo ringraziare per avermi invitato a questo colloquio che è stato molto molto gradito. Qualcosa di me, ho 60 anni, ho diciamo alle spalle parecchi anni di lavoro, oltre 40 anni di lavoro, e ho deciso di partecipare a questo corso perché ritengo che sia sempre una buona opportunità per imparare qualcosa di nuovo, di più, anche perché parliamo di tematiche estremamente all'avanguardia, che si evolvono continuamente, quindi sarebbe un errore pensare di avere già la conoscenza di tutte quante quelle che sono le possibilità che offrono gli strumenti di oggi, anche perché, ripeto, gli strumenti di oggi sono in continua evoluzione. Per cui è estremamente fondamentale e importante mantenersi sempre aperti per cogliere quelle che sono le nuove opportunità. Dopo qualche anno non deve essere stato facile rimettersi nell'ottica di studente. Come ha trovato l'organizzazione delle lezioni? Guardate, sì, per di più potrebbe essere un po' un problema, diciamo, alla nostra età. Partecipare a corsi dove ci si trova dietro un banco con un insegnante giovane, però parliamo appunto di, come dire, argomenti estremamente giovani, estremamente moderni, per cui è giusto che sia così. E devo dire che sono stati bravissimi tutti quanti i docenti che hanno tenuto queste lezioni perché non hanno creato quel clima a cui noi della nostra generazione eravamo abituati. Insegnante e studente, ma c'è stata molta partecipazione che ha favorito l'apprendimento, ritengo, da parte di tutti i partecipanti che erano anche estremamente eterogenei come preparazione, insomma, si andava da quello che aveva già dimestichezza con i sistemi informatici, con la casella di posta, con i telefonini, gli smartphone, eccetera. Ai neofiti, proprio quelli che ancora non avevano casella di posta, quindi hanno imparato ad aprirla, sono venuti a conoscenza anche di quelle che erano le opportunità che questi strumenti offrono oggi, che sono estremamente importanti e facilitano molto anche la vita quotidiana. Consiglierebbe questo tipo di corso ai suoi coetanei, quindi? Assolutamente sì, per i motivi che ho detto innanzi, pochi innanzi. Per il fatto appunto che c'è tanto da imparare, anzi mi auguro che il FOA continui su questa strada, magari con un corso di avanzato, forse pretendere troppo, però un corso di secondo livello, che magari è aperto ai partecipanti del primo, per andare avanti nell'aggiungere delle altre informazioni, delle altre nozioni, delle altre conoscenze che sono molto importanti, nonostante avessi già abbastanza dimestichezza con questi strumenti, però ho trovato un'utilità perché sono a conoscenza di cose che effettivamente non conoscevo. Bene, grazie Marco. Grazie a voi.